il sistema tavolare o del libro fondiario censisce i beni immobili per consentire ai cittadini di conoscerne la situazione giuridica. Il nome del proprietario, le eventuali limitazioni al trasferimento, la presenza di usufrutti, servitù, ipoteche, pignoramenti, sequestri e altri vincoli. Questo servizio viene gestito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che provvede all'impianto, al ripristino, alla modificazione dei libri fondiari e sovrintende alla loro tenuta. Tra i materiali presenti nelle diverse sedi regionali, Trieste, Monfalcone, Cervignano del Friuli, Gorizia, Gradisca di Sonzo e Pontebba, vi sono mappe, registri e raccolte di documenti antichi, la cui conservazione è messa a rischio sia dal naturale processo di invecchiamento ormai secolare, che soprattutto dalla manipolazione connessa con la consultazione pressoché quotidiana alla quale sono sottoposti. Tra quanto conservato presso la sede di Trieste vi sono circa 2000 mappe originali manoscritte denominate piani di variazione o di frazionamento. Queste mappe, riconducibili al periodo tra il 1822 e il 1890, sono state assemblate e rilegate in volumi di notevoli dimensioni e si presentano in molti casi ridotte in frammenti e in condizioni talmente critiche da comprometterne o renderne estremamente difficoltosa la lettura. Per questo è stato avviato un impegnativo progetto di conservazione e restauro che coinvolge la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Università di Trieste e l'Università di Udine. L'intervento di restauro è realizzato presso i laboratori della Scuola Regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali di Villa Manin. Le attività, sotto la supervisione di un restauratore di beni archivistici e librari, sono svolte dalle 5 migliori neodiplomate presso la scuola di Passariano, ora abilitate alla professione di restauratore nel settore specifico, destinatarie di altrettante borse di studio istituite dalla Regione per il progetto di studio, indagine e restauro del materiale proveniente dall'ufficio tavolare di Trieste. La prima fase di questo complesso e delicato lavoro consiste in una scrupolosa documentazione mediante la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati in forma grafica e fotografica. In particolare vengono effettuate le riprese fotografiche eseguite con luce diffusa, radente e trasmessa per testimoniare lo stato di conservazione delle mappe prima, durante e dopo l'intervento di restauro. Si passa poi alla collazione e cartulazione, ovvero al controllo e numerazione delle mappe, eseguita a matita per indicare la posizione nella quale si trovano all'interno del volume. Contestualmente vengono recuperati i numerosi frammenti rinvenuti in ordine sparso tra le carte. Ove possibile, per corrispondenza di testo e morfologia, la loro collocazione originaria viene individuata grazie alla collaborazione tra i restauratori e gli specialisti dell'ufficio tavolare. Successivamente le mappe vengono sciolte dalla legatura, tagliando con il bisturi la bracchetta di prolungamento che le teneva fissate.
Si procede quindi alla rimozione delle porzioni di bracchetta di prolungamento ancora in situ, nonché dei materiali sovrapposti nel corso di precedenti riparazioni. Si tratta di carte, nastri, adesivi, colle che hanno finito per produrre ulteriori tensioni e lacerazioni dei supporti originali. Per allentarne la tenacia vengono effettuate applicazioni localizzate di solvent gel preparato in concentrazioni variabili secondo la natura e la bagnabilità dei supporti e la sensibilità al mezzo acquoso dei media grafici eventualmente presenti. Le analisi diagnostiche sono condotte in collaborazione con le Università di Udine e di Trieste, anche mediante microfluorescenza a raggi X a dispersione di energia e spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier con riflettanza totale attenuata. Sono finalizzate in particolare alla caratterizzazione dei materiali costitutivi e quindi alla scelta del trattamento di restauro più adeguato. Il pH superficiale è misurato mediante uno strumento, pHometro, con elettrodo a contatto e qualche goccia di acqua bidistillata. In considerazione dell'accentuata sensibilità degli inchiostri manoscritti e dei colori al mezzo acquoso, la verifica del grado di acidità viene effettuata esclusivamente nei casi di evidente danno arrecato dagli inchiostri al supporto cartaceo. Ove necessario, si procede alla deacidificazione alcolica localizzata. I documenti deformati o interessati da pieghe e distorsioni inopportune vengono sottoposti a umidificazione acquosa indiretta con impiego di una membrana che consente l'apporto del solo vapore acqua ai supporti cartacei, consentendone la reidratazione senza compromettere la stabilità di inchiostri e colori. Per ristabilire la planarità, i documenti umidificati vengono posizionati su un telaio e fissati perimetralmente con tamponi magnetici fino a completa asciugatura. La fase successiva prevede la sutura dei tagli e delle lacerazioni, la ricomposizione delle mappe con i frammenti rinvenuti, l'integrazione delle lacune con veli e carte giapponesi di adeguato spessore e tonalità, usando adesivi a base acquosa o in presenza di inchiostri o colori idrosolubili a base alcolica. Nel caso dei documenti già umidificati con membrana, le operazioni di restauro cartaceo possono essere eseguite durante l'asciugatura su telaio. I documenti restaurati vengono infine ordinati secondo la sequenza originale e inseriti in cartelline individuali provviste di tre lembi di protezione realizzate con cartoncino idoneo alla conservazione.
Questa soluzione offre le migliori garanzie per la prevenzione dai rischi connessi con la consultazione, permettendo di rendere disponibili solo le mappe richieste e salvaguardando il resto della raccolta dalle sollecitazioni meccaniche, dall'esposizione alle variazioni di umidità relativa e alle radiazioni luminose potenzialmente dannose. Il 3 luglio 2013, nella sede dell'ufficio tavolare di Trieste, sono stati riconsegnati i primi 162 piani, restaurati in questi mesi, dalla Scuola per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali di Villa Manin di Passariano. Il passo successivo sarà la scansione dei piani tavolari, che consentirà di mettere a disposizione del pubblico le copie digitalizzate e di diminuire sensibilmente i rischi connessi con la sollecitazione diretta dei documenti originali.